Si è appena consumato l'ultimo saluto di Francesco Livadotti alla sua curva, la curva che l'ha visto sempre protagonista in questo stadio, stadio del Riuscito. Francesco è scomparso ieri in modo prematuro, stroncato da un infarto, è stato salutato a viva voce, possiamo dire, da tutti i suoi tifosi, tutti i suoi amici, ma anche da tutti i componenti della società del Crotone Calcio presenti qui quest'oggi. C'era Galardo, c'era Mister Drago, c'era Torromino, i crotonesi, c'era anche Porchia, i crotonesi, stavo dicendo, del Crotone, che lo hanno visto sempre primeggiare sugli spalti e gridare a viva voce forza Crotone. Francesco adesso è un angelo e dalla sopra, come si vuol dire in queste circostanze, ci saluta e veglierà su questa città, presumo, sui suoi amici, sulla squadra, affinché possa diventare per lui una realtà vivibile anche nell'eternità, possiamo dire, il sogno del Crotone, il sogno della sua terra, il sogno della vita che per lui è finita troppo presto. Era il 18 novembre dell'anno 1989. Donato Bergamini, calciatore del Cosenza Calcio, morì tragicamente a Roseto Capospulico. Suicidio fu dichiarato all'epoca, ma chiunque avesse avuto la fortuna di conoscere Denis non ci ha mai creduto. Ragazzo sano, gioioso, calciatore impeccabile, con davanti a sé una carriera in discesa. Dopo 24 anni, lentamente la giustizia sta facendo il suo corso. Denis è stato ucciso e poi messo sotto il camion. Cosenza e non solo, l'Italia intera, ricorda Donato Bergamini con amore e aspetta che finalmente esca fuori la verità e che i colpevoli paghino per questo terribile omicidio. Dicevamo che Cosenza non l'ha mai dimenticato, anzi negli anni il ricordo e l'amore verso questo ragazzo sono cresciuti. Quale miglior modo per ricordarlo se non con lo sport che lui amava più della sua vita? La MK di Michele Cosenza e di Kevin Marulla dal 9 al 15 giugno ha organizzato il Memorial Donato Bergamini, una manifestazione che vede coinvolti atleti delle categorie esordienti e pulcini e la partecipazione dell'associazione Verità per Denis. Un impegno da parte degli organizzatori guidato dalla passione. In campo squadre, dirigenti, allenatori, arbitri e tifosi onoreranno al meglio la memoria di Denis. Questo è già il secondo anno, il nostro impegno si è rinnovato con ancora più passione, ancora più voglia di regalare 7 giorni di festa nel ricordo di Denis. Quale miglior modo di farlo se non con i bambini, con la parte insomma più pura di questo calcio, sempre più malato, sempre più problematico. Aspettiamo tutti gli appassionati di calcio qui al Centro Sportivo Marche alla Papil Bianco. Le sorprese non mancheranno, specialmente sabato nella giornata conclusiva, dove ci sarà anche Donata, la sorella, che ringraziamo per il secondo anno consecutivo, ci regala la sua presenza, che è un motivo in più per continuare nel nostro progetto. Questa manifestazione è dedicata a Donato Bergamini, è qualcosa veramente di emozionante. Non per niente qui ci sono 3 categorie, la categoria Pulcini a 9, gli esordienti ad 11 e poi ci sarà un piccolo quadrangolare nella giornata finale, che è un quadrangolare a 7. Giocheranno circa 600 bambini, quindi quale gioia più bella di vedere questi bambini in campo e gioire vedendo veramente il puro sport, a differenza di quello che si vede oggi, dei cattivi esempi che si danno e delle società e di quello che succede in campo.